Allora ci ritroviamo con il portiere di Ferrari, adesso chiaramente tornerà anche il titolare, ma certo. Sei stato per presente appunto sì, varie partite. Maurizio Zuccaro, portiere appunto dell'AS di Gaeta, sì. Benvenuto a te. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti. Immagino che sei soddisfatto, no? Di essere portiere titolare di una squadra. Infatti, comunque sono state tre partite abbastanza sudate, anche la contro la Vigor per Conti, che comunque sulla carta dovevamo essere più forti, però è stato così. È andata così e purtroppo c'è stata la sconfitta, però ci siamo ripresi nelle ultime due settimane. Ma in campo la partita poteva essere anche un pari, chiaramente la buona sorte ha dato ragione agli ospiti, no? Sì. Quindi ci sta a certo. Volte una cosa del genere. Certo. Però l'importante è aver disputato una gara di ottimo livello per te, no? Certo. Sì, siamo stati comunque concentrati, come ha detto lei, la sorte purtroppo non è stata dalla nostra parte e quindi la partita è finita così. E poi c'è stata la gara di domenica scorsa alla grande. Grandissima gara. Abbiamo fatto il meglio, il nostro meglio, con i 4 gol di Bellante che ci hanno portato subito alla vittoria, con la tripletta nel primo tempo e l'ultimo gol nel secondo tempo. Anche nella partita di domenica scorsa non sono stato molto occupato, però ce la siamo cavati. Hai dimostrato di essere comunque un portiere che ci sa fare. Ti sei meditato la convocazione, quindi com'è stata questa esperienza? L'esperienza rappresentativa è stata veramente molto bella, soprattutto perché ci sono state nuove conoscenze e mi sono interfacciato con nuovi personaggi, nuovi amici. È stato molto bello e ora sono stato riconvocato per il 28 e dovremmo fare una partita contro una squadra di promozione. E speriamo bene. Quindi il tecnico appunto della nazionale ti ha comunque riconfermato, quindi sì. Hai dato una buona impressione nella prima convocazione. Esatto. Allora. Speriamo bene. La convocazione, questo torneo dell'Under 17, quanto verrà disputato? Allora, il torneo dell'Under 18 non si sa bene ancora, però penso verso primavera. Quindi il torneo delle regioni, esatto. Insomma. Beh, importante è appunto esserci, come si suol dire, nel 2005, sì. Rispetto a tuo padre che ha giocato in altri ruoli, esatto, tu almeno sei in porta. Infatti sono comunque, speriamo di essere preso al 100%, ora faremo questa seconda prova e speriamo bene. Tuo papà ti guarda ogni domenica, ti guarda fisso, insomma. Sì, ogni domenica mi sostiene, viene sempre allo stadio, pure mi accompagna ai provini, è sempre con me. Ti dice qualcosa a casa oppure ti lascia perdere? No, mi dà dei consigli, anche lui mi aiuta certe volte su dei miei difetti, anche se non è completamente esperto del ruolo. Certo. Parliamo un attimo della partita, chiaramente tu sei locale, quindi sai benissimo che il derby si sente fra le due realtà, Formia e Gaeta, quindi dovrebbe essere una bella partita, immagino. Sì, sarà sicuramente una grandissima partita, ricca di spettatori, sarà molto calda a partire dal primo minuto, infatti dovremmo gestire bene la situazione perché è così, è un derby da moltissimi anni e cerchiamo di fare il meglio. E poi la vice capolista Gaeta che difende appunto la seconda posizione. Certo, dovremmo difenderla al meglio questa posizione, quindi a tutti i costi cercheremo di vincere. Facciamo un bel appello al pubblico, venite tutti allo stadio. Certo, per forza, tutti presenti al derby. In bocca al lupo. Grazie mille anche a lei.